Lui era in scena fino a mezz'ora fa, è scappato via, non si è preso neanche gli applausi, si è cambiato in ascensore, ma ce l'ha fatta ed è qui, Giulio Scarpati. Grazie. Grazie a te. Benvenuto, Giulio Scarpati. Eri letteralmente in scena fino a mezz'ora fa. Sì, 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 no, fino anche meno di mezz'ora fa. E quindi ho ucciso bene. Tutto a posto? Sì, sì, è morta bene. No, la storia è abbastanza forte. Lo so, una ma non volevo raccontarla, infatti. No, la storia appunto si chiama Oscura Immensità, è da un testo di Massimo Carlotto con la regia di Gassman, insieme a me Claudio Casadio, e stiamo in giro per l'Italia. Adesso facciamo una settimana a Imola, poi Firenze, Pistoia, Roma, a marzo all'Eliseo. Insomma, è una storia praticamente, insomma, mi hanno ammazzato la moglie e un figlio di 8 anni, 15 anni prima. Due malviventi, uno è stato arrestato ed è all'ergastolo, l'altro invece è riuscito a scappare. L'ergastolano scopre essere malato di cancro e mi chiede il perdono. E lo spettacolo si apre con io che gli dico di no. E da lì comincia tutta la storia di questo, ovviamente di questa vittima che chiaramente sai, quando ti ammazzano una moglie e un figlio, non so, tu non puoi giustamente avere avuto esperienza, no. Ma nel caso mettersi nei panni di una persona del genere è veramente difficile, ma riuscire a perdonare. Ma ce la fai a uscire da uno spettacolo e poi appunto fare una corsa in macchina, venire qua, parlare anche d'altro? Ci si riesce? C'è una porta che si chiude, una che si apre? Guarda, vuoi una birretta? No, la birretta? Vabbè, prendiamo la birretta, dai, così. La birretta, per rilassare dopo teatro. Infatti, no, ma sai, è bello perché il fatto, insomma, secondo me proprio per un attore proprio più tu apri e chiudi porte e meglio è. Nel senso, questo saltare da toni diversi è anche il sale del nostro mestiere, per cui se riusciamo a farlo meglio ancora. Un attore molto, molto famoso e importante. Io ci tenevo questa sera che parlassimo però di questo libro che mi ha molto colpito, perché tu sei riuscito a parlare di una cosa importante e anche misteriosa come la malattia, come l'Alzheimer, però mettendoci dentro la storia della tua famiglia, il tuo rapporto con tua madre, non c'è nulla di scontato, c'è un tono molto bello, ma tu non avevi mai scritto narrativa. No, infatti come ho scritto nel retro del coso, questo è il primo e a sentire me anche l'unico. Nel senso del libro, perché non avevo mai, insomma, ero sempre un po' reticente nel fare, nel scrivere un libro, non essendo uno scrittore. E però hai avuto una storia da raccontare. Esatto, insomma, da una parte mi è servita, per cui ho cercato di raccontarla parlando appunto con mia madre, raccontando quello che lei non ricorda più, quindi però anche le cose divertenti, sperando che questo magari lei le possa ascoltare, ma se non le ascolta almeno le sente, in senso così emotivo, non so, in un certo senso, per cui è un modo di creare una continuità. Voi come vi siete accorti della malattia di vostra madre? Ma guardi, c'è pure un rifiuto anche di questa malattia, per cui alla fine mia madre, che è sempre stata una donna molto forte, se era un po' più forte del solito, tu pensi, vabbè, con l'età si peggiora. E quindi non dai molto peso ai primi sintomi, diciamo così, di una certa aggressività, di una certa... Poi, pian piano, cominci a vedere che qualcosa non torna. Non torna perché comincia a perdere qualche parola. Oddio, capita, no? Anche sì, a noi. Però, magari invece di dire ci vediamo 7. Ci vediamo 7, che vuol dire? E poi penso, dico, ah sì, 7 giorni, domenica. Quindi lei ogni tanto cominciava a mettere delle parole che ancora avevano un legame con il senso. Poi dopo, invece... c'è una disarticolazione. Quanti anni aveva quando ha cominciato a... È successo circa 3 anni fa. Lei è del 24, quindi adesso insomma fa 90 anni. Però appunto mia madre, che diversamente da me anche è stata una donna molto impegnata, diversamente da me nel senso che ha scritto un libro prima di me, proprio perché lei è molto ambientalista, quindi faceva queste battaglie molto forti, e non è riuscito a presentarlo il libro, perché ha cominciato a capire anche lei che non riusciva a tenere una conversazione giusta. Una delle cose belle è anche proprio la sua figura, perché tu racconti un personaggio piuttosto straordinario. Sai, poi per un figlio parlare della madre normalmente sono tutti straordinari. Cioè, nel senso, beh, che però abbiamo questo rapporto, mi sembra di capire che lei sia veramente un personaggio. Beh, lei è una donna forte, una donna impegnata. Dai, facciamoci questo brindisi alla mamma. Alla mamma.
che si chiama Flavia. Flavia, sì. Che non ci può seguire in questo momento, non ci segue. No, non so come dire. Più quello che accade attorno a lei. La malattia è come se tu improvvisamente non hai più un passato, un presente, un futuro, cioè una temporalità di pensieri o di fatti, è tutto insieme. È come se vaghi nel cosmo e improvvisamente non c'hai più rapporti con la torre di controllo, sei perso, insomma, in questo, per cui certe volte quando cerchi di trovare un legame e cercare di capire dove lei sta prima di tutto, se sta adesso, in questo momento, se sta magari in un ricordo d'infanzia, e attraverso il ricordo cerchi e i racconti cerchi di ricreare un minimo di legame in modo da offrirle qualcosa, anche se non la solitudine oppure il restare chiusa dentro il suo guscio, insomma. La famiglia come ha reagito? Beh, sai, si reagisce in maniera totalmente diversa. Io appunto, per esempio, non mi sono mai voluto, per parecchio tempo, io proprio non ho letto niente sull'Alzheimer. Se leggevo una cosa sul giornale non la leggevo. Adesso, per fortuna, ho cominciato. Perché? Forse questo libro mi è servito, nel senso che io avevo veramente un rifiuto. Cioè, io non mi spiegavo e non mi spiego, insomma, perché non si può poi passare la vecchiaia tranquillamente con i nipotini e poi cresce, insomma, e poi finire la vita in un modo, tra virgolette, normale? Perché questa cosa così violenta, improvvisamente non c'hai più, appunto, quello che ti aspetti dalla vecchiaia come piacere, anche di stare anche un po' rincoglionito, ma bene, nel senso in pace anche con i rapporti, perché non hai più le tensioni di dover raggiungere chissà che cosa, no? Quindi è un momento anche bello della vita. Quindi questo fatto invece di avere improvvisamente questo taglio repentino e questo, insomma, ti sconvolge. Tu hai l'impressione che lei sia infelice? Sì. Da cosa lo capisci? Beh, qualche volta piange, qualche volta si fa capire, almeno quello ti dico, ormai io penso di capirla, però non è che si va per tentativi. Io ho fatto cose empiriche, gli ho infilato l'iPod nelle orecchie per sentire la musica classica e napoletana in particolare, perché lei è nata a Napoli, è molto legata a Napoli, quindi Murolo, tutte queste cose qua che la facevano all'inizio, ancora c'era questo legame, quindi sorrideva, faceva, insomma, si capiva che la seguiva. Poi a un certo punto c'è stato un momento all'inizio della malattia che voleva divorziare da tuo padre. Sì, è diventata aggressivissima, ha cominciato a rinfacciargli cose antichissime e niente, quindi noi, sai quelle situazioni in cui se una donna è particolarmente, abbiamo assecondato questa cosa, non riuscendo a capire bene, no, da che parte stesse, dicendo vabbè, gli è preso questa botta di matto. Poi invece è tornata indietro, papà è ritornato a casa, tutto sembrava tranquillo e invece, insomma, così, cioè. E quindi quando hai dato un nome a questa malattia, chi ti ha detto, guardi, questo è No, dopo un po' Alzheimer. Che abbiamo visto, per esempio, siamo andati, cioè, a casa, con lei che era molto ordinata, c'aveva tutti i faldoni con tutto scritto, perché lei seguiva appunto l'ambiente, le cose, e quindi tutte le cose d'Italia Nostra, è stata anche amministrata dell'ambiente, quindi era una persona molto attiva, quindi aveva un sacco di cose. Cercando un documento di una cosa che serviva, eccetera, vediamo che non corrispondeva più al titolo del faldone, cioè c'erano dentro che le cose. Per me sarebbe normalissimo anche adesso, però se tu per hai lei, i miei faldoni. Esatto, ma invece per lei, che era così precisa, allora ci siamo chiesti. Doveva essere, insomma, un personaggio veramente particolare. Donna forte, anche molto problematica, nel senso, poi nel libro io ho voluto anche raccontare le parti, diciamo così, di scontro. No, di cose, racconti, no? Una cosa curiosa, che quando tu eri un bambino, adesso non mi ricordo se hai avuto la prima erezione o qualcosa del genere, sei andato dalla mamma a dire, mamma, cosa mi succede? No, io ho detto, mamma, lui si nervosisce. E mamma invece, che appunto, che invece era poi tanto aperta, eccetera, eccetera, però aveva questa contraddizione, cioè guarda che se ti succede tu non cresci. Capisci bene che una frase del genere a un bambino ogni volta che sta così dice cavolo, e infatti non sono molto alto, credo sia per quello. Ma perché non eri andato invece da tuo padre? Perché sei andato dalla mamma? Perché mio padre era, come dire, è il comico, diciamo così, svolge la parte del comico in famiglia, quindi fa continue battute, devo dire è molto piacevole e molto divertente, per cui lui è sempre stato, come dire, la pars destruens, che distruggeva un po' le cose. Mia madre all'inizio era insegnante di inglese. Lei era il capo, lei era il capo e lui era, diciamo così,
il giullare che faceva divertire anche tutti noi ragazzi, spesso scontrandosi con mia madre, ma insomma, però chi comandava non c'era dubbio che fosse lei. E quindi, insomma, alla fine, appunto, questo fatto di confrontarsi sempre con lei, io, sì, una volta ho parlato anche di sesso con mio padre, ma è stato, sai, questi discorsi un po' così? Carbonari. Ma no, ma nemmeno, cioè... Sai, perché papà, ma secondo te, dai, vedi, è una cosa che, sai, quando uno cerca di fare altro, allora capisci bene che alla fine tu l'idea del te la fai sul campo, con gli amici, con le cose. Quindi, ma la mamma, questo insomma, personaggio molto forte, cosa disse del fatto che tu, giovanissimo, hai cominciato a fare l'attore? A 12 anni hai avuto una parte, Paese Sera, scrisse grazioso e disinvolto nel suo breve ruolo il bambino Giulio Scarpati. Sì, e la mamma era contenta? Beh, all'inizio sì, perché comunque sai, un bambino che recita comunque non è una cosa tanto impegnativa. La difficoltà è che poi dopo, quando invece tu devi cercare di farlo diventare una professione, è diverso. Quando e lei l'ha trovata esperienze... una professione onorevole, la tua? Sì, lei voleva che facessi il politico, ma qui c'è stato Casini, no? Io sono contento di fare l'attore. Senza nulla togliere, eh? Certo. Per carità. Beh, tu sei stato un attore impegnato, eh? No, hai io avuto... sono un attore impegnato. Sei un attore impegnato, ma anche politicamente. Nel hai sindacato. Avuto delle quando eri ragazzo, insomma, sì, hai fatto anche politica molto attivamente. Ho fatto politica. Io l'ho imparato tutto da questo tuo libro, perché quando ti vedevo come Lele, il medico in famiglia, non immaginavo che tu avessi questa vita così, da non so come definirla, intellettuale. Ma insomma, sì, a parte che sono del sindacato degli attori, quindi in un momento per la categoria particolarmente difficile, però voglio spendere anche una parola, stiamo per iniziare il tavolo di trattative per il contratto per gli attori, per l'audiovisivo. Gli attori non hanno un contratto, questo bisogna che molta gente magari non lo sa, perché poi alla fine si guardano sempre a quelli che sono arrivati, che stanno bene, che fanno anche un sacco di soldi, e non si guarda a tutti quelli che invece, e sono veramente tanti, hanno un momento di difficoltà e quindi riconoscere qualche diritto. Quindi vedi che la matrice materna poi no, quella sicuramente rimasta. Però io insomma da ragazzino facevo politica. All'epoca del grande successo televisivo, dal quale tu sei un po' scappato? Ma sai, non è... Era troppo? Non è che era troppo, è che, voglio dire, ho sempre fatto tante altre cose. E se tu fai solo un personaggio e in qualche modo cioè, diventi... non ne potevi più di Lele. Non è che ne potevo più, era ingombrante, cioè lui non è che si è preso una parte, si è preso una partona, cioè, capito? E quindi mi deve lasciare fare anche le altre cose, quindi così però come questo spettacolo... Però ancora, io ho visto sul tuo profilo Facebook, c'è gente che ti chiede le ricette o ti dice ho mal di gola, cosa devo prendere, quindi... Il mio profilo Facebook, quello lì... Ah, è falso? È falso, falsissimo. Vabbè. Cioè, ormai non spendo neanche il tempo a dire... Neanche. Non c'è neanche la pazienza. E sappi che c'è un tuo falso profilo al no, quale ci chiedono... sta un blog vero, invece, Arte Teatro Giulio Scarpati, e poi anche un profilo Facebook, però legato sempre agli spettacoli e alle cose che faccio, insomma. Ma però. Ti succede però che per strada ti chiedano... Mi succedeva ovviamente, certo, mi chiedevano di tutto, mi chiedevano le ricette, mi passavano le persone al telefono dicendo, cioè, Laura, ciao Laura, ma anche quando stavo facendo cose del tutto improbabili, insomma. Per cui, no, è una cosa che mi ha dato tanta popolarità e mi ha dato tanto... anche oltre che al benessere, anche un benessere, insomma, di stai bene quando le cose ti vanno bene, insomma, no? Però io ho sempre bisogno di fare altro, di fare altre cose, per cui non in posso fare solo questo. In questo assomiglia tua madre, secondo te? Tu eri un po' il cocco, almeno questo sì. Scrivi. Sì, sì, no, lei lo diceva, io penso di no, cioè io devo dire di no, perché ho un fratello e una sorella. Quindi devi dirlo, devo dirlo perché si deve dire. Perché si deve dire, però... ma cosa sì, voleva dire essere il cocco? Cosa faceva con te che non faceva con i tuoi fratelli? O... Sì, però devo dire la verità, io da bambino era anche molto irritante, perché essere così dalla parte di mia madre, io come mio padre diceva ero governativo, stavo dalla parte del potere, e il potere era lei, quindi aveva sempre ragione. Quindi quando un bambino come me ha 8 anni, 9 anni, 10 anni, mette da parte i soldi e regala un aspirapolvere alla madre, oddio, capisci che i fratelli... È peggio di Gabardini, che c'era quella, tu non l'hai visto perché sei arrivato Gabardini, di tra l'altro con Carlo abbiamo fatto Don Luigi di Liegro, io facevo Don Luigi di Liegro e lui pure faceva il mio più fedele... Hai conosciuto la mamma di Gabardini? Purtroppo no. Ah, perché deve essere un personaggio anche no, lei. Purtroppo no, me ne ha parlato e ho capito che anche...
Vedi che le mamme sono importanti. vedo, stasera non parliamo d'altro. Quando in famiglia a un certo punto viene stabilito che c'è la malattia, ci sarà stato un medico che ha detto... No, siamo andati da un nostro amico, anzi veramente era un nostro Achela dei Boy Scout, e siamo andati da lui per farla visitare perché abbiamo avuto dei sentori che qualcosa non andava. E quando lui ci ha dato il referto con scritto sospetto Alzheimer, noi non l'abbiamo fatto vedere a mamma, l'abbiamo tenuto per noi, eccetera, eccetera, e abbiamo cominciato a capire tante cose. Poi mia madre l'ha scoperto anche, quindi ha detto ma non è vero, io sto benissimo, eccetera, eccetera, quindi ha negato anche l'evidenza, ma ormai... Ma è stato veloce poi il percorso della malattia? Ma in tre anni. Tre anni. Però da quello che ci dici, cioè il fatto che oggi lei non segue più, cioè non è nel presente, insomma... Tre anni sembrano tutto sommato un... Breve, dici te. A me sì. Sai cos'è? Che se cioè, tu... dal momento in cui lei ha visto e ha detto no, non è vero, al momento in cui non risponde più... Ma guarda, ti dico, poi certe volte ti sembra che capisca tutto, cioè, altre volte no, per cui sai, è contraddittoria la cosa. E poi comunque tu non perdi mai la speranza che magari un qualcosa di comunicazione ci sia, perché lo speri. In qualche momento avverti che ci possa essere questa comunicazione? Beh, magari nei gesti, forse nelle cose d'affetto. Io penso che sia comunque importante essere presenti. Forse, cioè, bisognerebbe, secondo me, aiutare molto i parenti, gli amici, le persone che vengono a contatto con questa malattia per riuscire a capire come comportarsi realmente. Per me è stato un po' un comportarsi empirico, un po' facendo esperimenti, però insomma in realtà... Qual è la cosa più dolorosa? Sai, per una donna attrattiva, beh, vederla così per me è doloroso. Io esco da casa di mia mamma, vado a un bar, cerco di tirarmi su, non so come dire, ti porti dietro queste, come dire... È brutto dirlo, ma come dire, un odore anche di morte, di chiuso, di, no? Ti porti dietro chi una disperazione. Di lei? Ci sono due straordinarie persone. Hai scritto persone. Che ne sei geloso di queste badanti, perché? Sì. Grazie alle mani. Sì, no, nel senso che hanno poi una familiarità e si capiscono, perché la quotidianità fa sì che tu impari a capire meglio, e quindi la persona che si affida quotidianamente a te, mia madre che... ha bisogno di loro, ha creato ovviamente comunque un rapporto di comunicazione con loro, anche per le cose pratiche. Allora, però sono persone straordinarie, anzi, come ho scritto nei ringraziamenti, qualche volta dovremmo occuparci anche di queste persone che lasciano i loro cari per occuparci dei nostri. Dovremmo badare le badanti che ne hanno bisogno. Sì, nel senso, voglio dire, loro hanno fatto una scelta che insomma, bella dolorosa. Comunque, insomma, no, di momenti insomma, dolorosi e di cose ce ne sono tanti, però ci sono anche momenti in cui appunto quando mia madre di fronte a una riunione, perché c'è anche questo fatto che tra Scarpati c'è la famiglia di mio padre e quella di mia madre che si chiama Schreiber appunto perché mio nonno era svizzero, c'è sempre stata una lotta nel senso... Tra i napoletani e gli svizzeri. Sì, diciamo così, una guerra abbastanza... Però siccome mio nonno si era trasferito a Napoli, nonno svizzero, era diventato quasi napoletano. Tuo napoletano Giulio. Sì, un napoletano svizzero. Anche qua un ossimoro, perché insomma, napoletano svizzero. Però può essere che serva, magari mette un po' d'ordine da una parte, dall'altra parte mette anche un po' di creatività. E, insomma, comunque, lui, in questi scontri, una volta sono venuti tutti quanti a festeggiare i 90 anni di mio padre, mia madre stava lì zitta, eccetera, tutti parlavano, eccetera, non c'è niente, ha detto, zitti! E tutti con lo stesso piglio con cui normalmente si rivolgeva al mondo. E quindi improvvisamente sembrava che fosse assolutamente lì presente. Però insomma poi... Il nonno svizzero, Giulio, è quello che ha comprato la famosa Casa Rossa. Che no, lui ha comprato una casa vicino. Poi dopo invece mia mamma ha comprato proprio la Casa Rossa. Infatti il ricordo della Casa Rossa è proprio legato a mia mamma. Che è il posto dove tu hai trascorso l'infanzia. È un posto nel Cilento meraviglioso. Ovviamente è stato poi tanto riscoperto anche dal film Benvenuti al Sud. Ma veramente... E io ci sono andato quando non c'era... elettricità, non c'era niente, l'acqua si prendeva alla fonte, stavi veramente in condizioni così. E lì il soldatino Giulio si trasformava in Giulio il pazzo.
Eh sì, perché a parte il fatto che, sai, voglio dire, scalzo, potevi fare quello che ti pareva, era un luogo un po'... Noi stavamo 4 mesi lì, perché una volta le scuole chiudevano e noi stavamo lì, in mezzo a bradi, in questo posto. Toccavi il sedere alle cameriere, urravi parolacce, chi l'avrebbe mai detto con quell'aria d'angioletto? Beh, ma questo è il bello dell'angioletto, che dopo un po' vuole rompere le ali. No, nel senso, insomma, tutte cose ovviamente... Cioè, questa scissione c'è in me, ma forse anche la scissione che ha prodotto poi il mio attore, sicuramente, un pochetto. Però, insomma, questo posto è meraviglioso. Io, insomma, soprattutto quello che mi piace di questo posto è che è tutto assolutamente selvaggio. E io per parecchio tempo ho vissuto in questo modo selvaggio e i miei compagni di classe non capivano cosa volesse dire. Non stavo al mare, stavo in un posto assurdo. Cioè, quindi, sai, tutto... E la cosa bella è anche questo sapore dei contadini che raccontano le loro storie. E naturalmente la mamma non c'è più andata, non ci va più. Non ci può più andare perché è tutto un saliscendi impossibile, non riusciremo a gestirla. Ma questo tu scherzi sul fatto che tua madre è sempre stata ipocondriaca, era certa che si sarebbe ammalata di cuore, anzi che voi l'avreste fatta morire di crepacuore. Vabbè, queste sono le frasi che le madri certo. Le hanno detto a tutti quanti proprio. Mi sembra. Ma avete mai parlato del fatto che si potesse ammalare davvero? No. Era la malattia un argomento serio perché ne parlava troppo. Essendo l'ipocondria, praticamente noi eravamo, cioè ogni volta dicevamo vabbè, ti accompagniamo, però insomma sapevamo che non c'era niente, quindi stava benissimo. Quindi per questo abbiamo rifiutato per parecchio tempo anche l'idea della malattia. Sei chiesto cosa avrebbe fatto lei se fosse successa una cosa del genere, ad esempio, a tuo padre? Beh, lei avrebbe lottato come ha sempre lottato per le cose, insomma, quindi. È sempre stata parte attiva, non so come dire. Scrivi, mai accettato. La spiaggia era cafona, lo scoglio no, per la mamma. Sì. La sabbia era cafona, i sassi no. Poi cosa c'era di cafone per tua madre? Beh, c'era proprio... Noi siamo vissuti con questa distinzione, non so, potrebbe essere, che ti posso dire, un detersivo, il Tide, era cafone. Lo Sfixpan, no. Non mi chiedere perché. Quindi lei aveva idee legge, molto precise. Ma non è una legge di famiglia. Adesso se tu chiedi a mia sorella, e facciamo una prova, a mia sorella o a mio fratello, la prova su certi prodotti, ti dirà questo è cafone, questo no. Perché nello stesso modo risponderemo tutti insieme. Ed era una cosa, in realtà poi appunto, io andavo lì al mare, prendevo l'acqua sale, cioè questa, si intingeva il pane duro nell'acqua di mare addirittura, allora si poteva fare, perché l'acqua insomma era abbastanza pulita. Anche adesso, devo dire, e si prendeva poi un po' di olio, un po' di pomodoro e si mangiava così, no? E, però una volta, a 13 anni, sono andato in una spiaggia piena di gente e ho mangiato le lasagne sulla spiaggia, mentre lì si poteva mangiare soltanto appunto l'acqua sale, un pomodoro, una cosa così. E quindi ho capito che le cose cafone possono avere dei loro vantaggi molto grossi. Sono piaciute le molto. Lasagne. Quando facevi un medico in famiglia ti guardava o la TV da cafoni? No. Devo dire, non è stata, cioè lei veniva molte volte a teatro, a vedermi in teatro, questo sì, ma non è che il successo lei no, devo dire che era molto impermeabile a questa cosa qua, non è che... Com'era la storia del sopracciglio? Beh, se, voglio dirti, se tu avevi una fidanzata e la portavi, mamma lei è Daria, se lei alzava il sopracciglio, da come... Sai, le espressioni napoletane sono precise, per cui praticamente non lasciano scampo, cioè voglio dire condannata, ta. E quindi quella non andava bene, bastava poco per capirlo. Scrivi, questa malattia toglie tutto, anche il risarcimento affettivo di chi ti sta vicino, l'esistenza può essere, non può essere un vuoto a perdere, lo scrivi riferendoti al fatto che lei non può sentire più il tuo affetto. Sì, che non c'è più la comunicazione, che non puoi più verificare la comunicazione con lei, cioè che non sai dove ti muovi, quindi stai lì in questa specie di... E poi scrivi che l'Alzheimer costringe chi sta intorno al malato a fare cose che detesta, come quali? Beh, quando abbiamo dovuto... Beh, lei ha avuto dei momenti in cui praticamente voleva andare, tipo una volta è uscita di casa e ha preso un taxi perché voleva raggiungere una... precedente badante ucraina, quindi ha detto proprio, ha preso il taxi perché voleva andare a Kiev, insomma, quindi abbiamo dovuto... Beh, quindi è stata capace di... Sì, appunto, abbiamo dovuto chiudere a chiave la porta di casa, nascondere le chiavi per evitare che uscisse.
Poi pian piano la cosa è diventata, ha cominciato ad avere difficoltà motorie, poi una volta è scappata dal Gemelli, l'hanno ripresa i carabinieri alle 2 di notte e anche lì buco. Dopodiché pian piano fisicamente ha cominciato a cedere e allora poteva cadere dal letto, quindi devi mettere le sbarre e questo insomma ti dispiace, oppure devi togliergli, non so, prima abbiamo dovuto togliere tante cose perché lei confondeva, metteva, mischiava le cose, prendeva i documenti, quindi pian piano dovevi restringere, diciamo così, la sua indipendenza, la sua, e che è poi la condizione di vita, per cui insomma è chiaro che ti dispiace farlo, ma non c'è alternativa perché non c'è un modo per uscirne. So che hai scritto questo libro anche pensando alle persone che vivono la tua stessa situazione. Cosa vorresti che arrivasse a loro di quello, della storia che hai scritto? Beh, innanzitutto un'idea costruttiva, se per quanto può essere costruttiva una situazione con una malattia così distruttiva. Anzi, mi è venuto in mente che probabilmente se prendessi tutto il carattere di mia madre, io stesso farei qualcosa. Mi piacerebbe, per esempio, non soltanto per l'Alzheimer, ma proprio per le persone anziane, che c'è un concetto un po' brutto. Noi la morte la rifiutiamo proprio, la cancelliamo, e cancelliamo anche l'essere anziano. L'anziano, certe volte mi fanno ridere quando dicono ho una casa di riposo, guardi, in silenzio del bosco, dico, ma mettetela vicino a un asilo nido. Cioè, voglio dire, fate vivere le persone ancora nella comunità. Se tu hai una comunità intorno, se tu crei questo senso di comunità, è come, diciamo così, forse nella cultura contadina anche di Ricosa, cioè la morte e la vita convivono e questo rende una società più dinamica, più che accetta la morte e accetta anche e si preoccupa anche delle persone anziane che vengono lasciate sole e tu vuoi cancellarle, non vuoi vederle, sai, facciamo di tutto per sembrare sempre più giovani, quindi ormai, cioè, consideriamo l'anziano una condanna, una prigione e una cosa che deve essere nascosta. Invece secondo me bisognerebbe fare proprio, io mi sono interessato anche di co-housing, di questo modo di stare insieme, di portare magari in queste case i propri oggetti, il proprio letto, il proprio comodino, perché non siano spersonalizzate. Cioè, vorrei forse trovare anche una qualche forma pratica per dare così un contributo. Grazie, ideale. Grazie Giulio Scarpati, ti ricordi La Casa Rossa, Mondadori e il libro. Grazie. Grazie a te. Ciao.